voltiamo pagina e parliamo di moto e di competizione, perché BMW correrà quest'anno in Superbike, è stata presentata la squadra Corse che gareggerà in questa categoria e noi abbiamo la parola di Davide Tardozzi, che è il team manager, e di Ruben Schaus, che è uno dei piloti. Vediamo. Beh, sono rimasto favorevolmente sorpreso della loro attitudine, mi hanno fatto sentire subito parte della famiglia, credo che i presupposti per migliorare e far bene ci siano tutti. Beh, sembra strano, ma oltre a lavorare sulla moto abbiamo lavorato anche moltissimo sul metodo di lavoro in pista del team, sul rapporto con i piloti e soprattutto su nuovi particolari portati sia a Portimao che a Valencia. Sì, beh, la mia conoscenza da molti anni con i due piloti dà sicuramente un vantaggio al mio lavoro, però devo dire che il rapporto con tutti i tecnici della squadra è fantastico, quindi credo che ci si ambienterà molto bene sul nuovo metodo che sto impostando in questi giorni. Sicuramente un anno molto duro e difficile, perché i nostri competitor sono già molto veloci e con piloti molto dotati, quindi credo che per noi raggiungere il primo podio sarà sicuramente un obiettivo, dopodiché vorremmo consolidarci nei primi cinque dalla seconda parte di stagione in poi. Sì, cosa ti posso raccontare? È facile dire no, guarda quanto bravo è, no? È una persona che sa cosa bisogna per vincere in moto, sa cosa bisogna pilota per vincere, sa trovare la motivazione di con chi lavora e sa che alla fine siamo umani e che la nostra mente è quella che fa la differenza, no? E chiaramente lui sa gli approcci che possiamo fare, che possiamo trovare, ed è benvenuto. Una delle nostre mancanze nel team è sempre stata che gente molto esperta a fare delle moto, a fare delle cose, ma non a fare delle corse. E noi alle corse abbiamo sempre un'ora al mattino, un'ora alla sera, e prendere decisioni così veloci non è facile. Le prime tese erano da vedere, perché tieni in conto che qua si arrivava la moto 2010 per la prima volta, solo una, due unità per ciascuno, vuol dire con poco materiale, e chiaramente a Portimao, che c'è stato un brutto tempo, e anche a Valencia era difficile di arrivare e cambiare la situazione. Davide è venuto, guardato, avrà scritto le sue cose nel suo libro e avrà analizzato cosa bisognava cambiare e cosa pensava lui di cambiare. Ne abbiamo parlato sia con Drog che con me e con altra gente, e le nostre richieste sono state fatte e sono state portate a situazione, e chiaramente questo è un grande salto di qualità. Ti dico che alla fine noi siamo dentro la pista, sia Troy che io, in moto da soli. Noi facciamo la differenza, ma se quando te entri nel box e torni in box c'è già qualcuno che ti aspetta e che sa cosa deve fare, o c'ha molto del lavoro già preordinato, precominciato, sempre guadagni dei minuti. E per noi dei minuti sono un mondo, perché tieni in conto che ogni turno delle prove sono 60 minuti. Se perdiamo tre volte 5 minuti sono un quarto d'ora. Un quarto d'ora per noi è una validità di poter fare tre uscite con tre gomme nuove e poter fare la differenza, no? di tempo, o provare mille altre cose, o trovare la pista più pulita, meno pulita, o gestire la situazione del tempo in pista, che è più caldo, più fuori dalla pista, no? Quando hai una preorganizzazione su questo tipo fai la differenza, e le gare sono di questo. Chi vince è perché fa la differenza. Molto più guidabile. È stato a Valencia, è vero che a Portimao difficoltà a poter fare delle cose, è vero che abbiamo cambiato molte cose, nuove le sai, tecnicamente abbiamo cambiato molte cose, allora bisognava anche adattarsi un po'. I nostri rivali, per sfortuna nostra, per fortuna loro, ma quelli sono più rilassati, meglio così. Hanno potuto provare dopo a Portimao la gara, i giorni dopo, sono ritornati a Portimao prima di dicembre, hanno fatto Valencia e hanno fatto Australia alcuni. Perciò hanno fatto 5-6 test di vantaggio con versione vecchia e versione nuova di moto, a paragone. Noi no, noi abbiamo fatto un salto sulla moto nuova subito, da Portimao a Portimao, vuol dire dopo 3 mesi, e con delle condizioni molto molto avverse. E lì è stato difficile per noi, perché l'hanno preso con relax, no? Con situazioni di relax per sapere alcune cose, ma potendo girare poco non abbiamo potuto trovare delle soluzioni e conclusioni valide. Siamo andati a Valencia, anche lì un freddo terribile, e di 2 giorni completi abbiamo girato 3 ore,
in 3 ore, se ti esce qualche piccola cosa in una delle moto, sei costretto a solo usare una moto e sei anche lì fermo e frenato alla tua evoluzione, ed è quello che è successo. Però ti devo dire che è molto più contento della moto. Entri dentro e sei master of the bike, controlli la moto. Quando la moto l'anno scorso era master tuo, no? Su questo è la cosa più bella che mi è successa in ultimo anno, poter uscire in pista e controllare la situazione abbastanza meglio di che non sia controllata. Qui mi auguro che veramente siano già i test della culminazione, vuol dire che sappiamo che la moto va meglio, fidabilità del motore molto buona, fidabilità dei pezzi nuovi molto buona, ci manca solo fare dei chilometri. La cosa buona che abbiamo in Australia è che Troy conosce bene la pista, ora quello che dirà lui sarà perfettamente valido. E io basta che annuso la sua coda, la sua sella, e potrò andare forte lì. E il bello è che il tempo sarà sempre buono, ci speriamo, perché da 3 giorni che hai 5-6 ore di giornata sono le cose valide e ti lasci lavorare con tranquillità, non sto stress. Perciò mi aspetto un bel test e che ti serva. Io ho fiducia nel team, ho fiducia nella moto, ho fiducia su Davide, ho fiducia sulla gente che lavora con me, perciò non ho bisogno di 6 test, con un test valido ci serve. Sono cambiato per vincere, non per stare a casa o fare l'ultimo. È una verità, come è una verità altamente conosciuta da me, chi mi conosce, no? Io corro per vincere, non per fare l'ultimo. È chiaro che l'anno scorso era una fantasia, nel senso che tutti ci aspettavamo di più. Quando siamo arrivati dentro campo gara, le cose sono state più difficili di quanto pensavamo. Soprattutto per il fatto che, essendo tutto nuovo, arriviamo già il venerdì con svantaggio di ore. Arrivavamo, dovevamo preparare il box, preparare le cose, abituarsi come al modo di lavorare nel box, nella situazione di campo gara. E questo ci ha fatto perdere molte ore. Quest'anno no, arriviamo già sapendo molti dei limiti, molte delle situazioni dell'anno scorso. Perciò sono molto più pronto. Mi sono fatto male perché Dio ha detto che dopo 20 anni gareggiando e con alcuni ho abbastanza incidenti senza farmi niente, era già l'anno di farsi del male, visto che non avrei fatto neanche i risultati, non facendomi il male, perciò Dio ha deciso di farmi male l'anno scorso e guarire a posto per quest'anno che sarà buono. In questo modo finiamo la puntata numero 4 di Motor News, non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e sarà la prossima settimana sempre in questa rete a questo orario, e un grazie anche a Licia Coppi che ci sta seguendo dietro le telecamere. Arrivederci e buona settimana a tutti.